Ciao ragazzi e benvenuti qua in un nuovo video sul mio canale. Qualche giorno fa ho fatto uno short facendo vedere alcune tecniche con l'uso della leva, però ragazzi in un minuto veramente si può esprimere molto poco e quindi ho deciso di ampliare il concetto oggi in un video un po' più dettagliato, facendovi vedere quelli che secondo me sono gli innovatori che hanno alzato l'asticella dell'uso appunto della nostra meravigliosa leva, che sia un Ponte Fender, che sia un Floyd Rose. Andiamo a vederli. Prima di iniziare con il primo, però, faccio un piccolo disclaimer. In questa lista di 5 chitarristi non c'è Eddie Van Halen, non perché non lo sia, assolutamente è stato probabilmente uno dei top di usatori ed innovatori della leva. Però, siccome ho fatto un video recentemente appunto dove facevo vedere una tecnica che diciamo ha inventato o quantomeno portato agli estremi Eddie, ho pensato che fosse inutile aggiungere Eddie in quanto era scontato. Ho fatto vedere quelli che secondo me hanno usato in maniera molto particolare, molto artistica e diciamo hanno centrato tutta la loro carriera attorno un uso diverso della leva. Per questo non ho usato quelli che l'hanno usata tanto, ma quelli che l'hanno usata in maniera particolare. Il primo in ordine cronologico che mi è venuto così in mente, che mi è balzato alla testa, è stato Hank Marvin. E qui io vi faccio una piccola tirata di orecchie perché ho messo un post scrivendo quale secondo voi fosse molto importante come chitarrista per lo sviluppo della leva e nessuno di voi gli è venuto in mente Hank Marvin degli Shadows. Adesso andiamo a sentire un brano tipico di Hank Marvin e poi vi faccio vedere come usava la leva. Una Fender Stratocaster, un Fender Twin Reverb, tantissimo reverb e un pizzichino di slap back delay, quindi un delay corto molto vicino appunto al suono della chitarra. L'uso della leva di Hank Marvin è quello che si può definire un uso della leva surf, ovvero che richiama la vocalità della voce facendo quello che sarebbe il vibrato naturale della voce. Na, na. Vedete che la voce oscilla, no? Ha un suono oscillante. Ecco, la stessa cosa fa Hank Marvin. Vedete come invece di farlo con le dita, perché si può anche fare con le dita, Hank Marvin appunto usava la leva in modo appunto creativo per simulare quello che è la voce umana, con un suono veramente particolare anche dovuto alla Stratocaster con la posizione numero 2, quindi con il pickup centrale e il pickup al ponte. Un suono storico, una maniera molto particolare e sempre presente all'interno del suono del mitico occhialone Hank. Mentre il primo chitarrista non lo avevate preso, il secondo invece, complimenti, siete stati all'unanimità tutti d'accordo e vi do ragione. Il secondo chitarrista è Jeff Beck. È vero che all'inizio della sua carriera ha suonato con una Telecaster, poi con una Les Paul Oxblood bellissima, ma poi dopo, passando alla Stratocaster, si è focalizzato moltissimo con un uso particolarissimo e unico della leva che lo rende veramente forse uno dei chitarristi più vocali della storia. Andiamo a sentire la clipina e poi vi spiego. Thank you.
Anche Jeff Beck possiamo dire che sia un chitarrista che usa la leva in modo vocale, simulando appunto la voce umana, come nell'esempio di Cause We End the Slovers, che è un brano di Stevie Wonder. Nelle prime battute si può sentire questo. Se andiamo a prendere quest'ultimo fraseggio, troviamo un uso della leva diverso. Il fraseggio teoricamente sarebbe, ok, se dovessimo farlo con le dita, ma quello che fa Jeff è suonare il settimo tasto sulla terza corda, salire di un semitono con la leva, andare al quinto tasto e dare un colpo appunto per fare quello che fa la voce, na, 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 questo lieve flessione della voce prima di tornare nella nota. Ok, vedete come l'uso della leva di Jeff, praticamente oltre a simulare la voce, cerca di evitare anche i semitoni usando appunto la leva in modo da renderli ancora più vocali ed evitare l'attacco, un nuovo attacco della nota o col plettro o con le dita. Molto molto interessante, una maniera di legare il fraseggio senza per forza appunto plettrarlo o fare un hammer on e pull off. Say, can you see by the dawn early night? Perché inizio con le parole di Star Spangled Banner, che è poi l'inno nazionale americano. Cosa c'entra con questa puntata? C'entra perché il prossimo artista è Jimi Hendrix, e l'uso più straordinario che secondo me Jimi Hendrix ha fatto è stato quando appunto ha suonato a Woodstock Star Spangled Banner, simulando un inno nazionale tra le bombe e tra gli urli e tra i colpi di mitragliatrice. Non me ne vogliate, ho provato come ho potuto a replicare più o meno il feeling di quello che ha fatto Jimmy. Potrete sentire quello che sono gli aerei volare e le esplosioni. Questa è l'unica cosa che sono riuscito a fare. Lui lo sapeva fare veramente in modo incredibile. Star Spangled Banner è un vero campionario di uso incredibile della leva, ma quello che in assoluto mi piace di più è la simulazione di un aereo da caccia che attacca e che bombarda, e lui lo fa in questa maniera, andando a prendere un bicordo in slide. Per esempio, io ho fatto un bicordo di sol, no? Al quindicesimo tasto e al quattordicesimo, facendo questo. Vedete, sono andato a fare lo slide, poi ho fatto un inizio di dive bomb, poi sono ritornato indietro e l'ho ricominciato, in modo da fare questo effetto wow, wow, così, no? E poi, teoricamente, lo sgancio della bomba, che è praticamente abbattere la leva e fare, questa è l'esplosione, no, della bomba, e fare questo suono appunto caotico sulle corde flosce. Ecco, l'unione delle due cose è interessantissima. Ok, addirittura lui ne simula due su due piani di distanza diversi, facendo cosa? Prima facendo uno slide sulle quelle più basse e l'altro facendolo sulle alte, in modo da dare praticamente un'idea di una diversa vicinanza dell'aereo. Il primo.
Vedete, queste piccole cose fanno la grande differenza di un grande artista. Io l'ho sempre trovato straordinaria questa cosa. Tanti, tanti anni ormai addietro, quando comprai il DVD Live at the Astoria London di Steve Vai, uno dei pezzi che più in assoluto mi colpì e mi fece rimanere a bocca aperta fu un brano che dal nome Whispering a Prayer, appunto di Steve Vai. Questo brano è incredibile perché la gran parte del brano è tutto suonato senza plettrare, semplicemente usando la leva per riattivare la vibrazione della corda. In più, è vero, lui usa un Fernandez Sustainer, che è un pickup che mantiene la nota all'infinito. Infatti, se sentite nella mia clip, a un certo punto il suono decade, cosa che non fa in Steve Vai, ma la cosa straordinaria è proprio come attacca ogni nota. E fino a quasi la fine della canzone non c'è mai una plettrata, è tutto in hammer on più l'uso della leva, una cosa che io non avevo assolutamente mai sentito nella mia vita. Questa clipina qua è Whispering Prayer. Anche Whispering a Prayer è una, diciamo, una canzone che applica la leva a uno stile vocale, però rispetto ai precedenti esempi che vi ho fatto, manca totalmente l'attacco della nota o a plettro a dita, perché è tutto fatto facendo rimbalzare la leva. La cosa difficile di fare questo fraseggio è che noi dobbiamo andare ad anticipare la nota abbassando la leva, cioè è quello difficile, cioè prima la leva, poi c'è la nota e poi tiro su. Non è nello stesso momento, ma è lievemente in anticipo. Questo brano è mortalmente difficile per varie tecniche che ha all'interno, ma questa è in assoluto quella che ci devi lavorare per più tempo per riuscire a perfezionare appunto questo effetto così particolare. Altro grande chitarrista che ha usato tantissimo la leva, specificatamente il Floyd Rose, è stato Joe Satriani. Avrei potuto farvi migliaia di esempi dove Joe ha usato la leva con il dive bomb, con fischi e con quant'altro, però ho voluto concentrarmi nell'uso della leva più artistico, secondo me, che è quello in Surfing with the Alien, verso la parte finale, dove con la leva simula proprio uno che sta surfando su delle onde, facendo appunto un colpi di leva ripetuti. Andiamo a sentire anche appunto Joe Satriani, Surfing with the Alien. Come vi dicevo, Satriani appunto usa una marea di tecniche con la leva, però per esempio in Surfing with the Alien abbiamo appunto, ci dà proprio l'idea di qualcuno che surfa su delle onde. Vedete, questo continuare a dare i colpi, tra l'altro molto a tempo, la difficoltà di questo è essere precisi a tempo.
Ok? Questo fraseggio appunto dà l'idea a qualcuno che surfa sulle onde. Questa è una cosa artisticamente fantastica, secondo me. Mamma mia, avrò dimenticato almeno una tonnellata di altri chitarristi, ma il tempo è quello che è, un piccolo video YouTube. Ma se ti viene in mente un chitarrista che mi vuoi portare all'attenzione, che è interessante l'uso della sua leva in modo artistico, mi raccomando, scrivimelo qua nei commenti. Potrebbe esserci una part 2 di questo video. Spero proprio che questo video ti sia piaciuto e se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale e schiaccia la campanellina per rimanere aggiornato a tutti i miei contenuti. Per te è un piccolo gesto, per me è un grande passo. Quindi se poi hai anche bisogno di chiarimenti sulle tecniche che abbiamo visto oggi o su qualsiasi tecnica relazionata alla chitarra, mi puoi contattare alla mail umbertotube@yahoo.com e organizzeremo le tue lezioni private. Adesso vi lascio perché vado a fare un po' di cover usando la leva, perché è stato troppo divertente questa puntata. Ciao!